Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo, fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità, io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità, io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro». Sorelle e fratelli carissimi, siamo arrivati alla 23esima settimana del tempo ordinario e la cornice del Vangelo che abbiamo ascoltato, la cornice di questa domenica, è una verità bellissima che il Vangelo ci consegna: l'amore incondizionato di Dio per ciascuno di noi, a prescindere da come ci comportiamo. Dio, che è Padre, ama tutti i suoi figli. E questo ce lo dice proprio il brano immediatamente precedente a quello che abbiamo proclamato, e cioè la parabola della pecorella smarrita. Il Signore si paragona a un pastore che, se perde una pecora, la va a ricercare finché non la ritrova, perché, dice il Vangelo, al Padre interessano tutte le persone, vuole che tutti siano salvati. Questo è il contesto all'interno del quale noi ci dobbiamo muovere per comprendere bene il Vangelo di oggi. Se Dio Padre vuole il bene di ciascuno di noi, la vita di ciascuno di noi, la salvezza di ciascuno di noi, anche noi dobbiamo volere la stessa cosa, non solo per noi stessi, ma anche per i nostri fratelli. Perché fra noi e gli altri fratelli e le altre sorelle, come ci dice la seconda lettura, non ci deve essere nessun altro debito se non quello dell'amore vicendevole. È amandoci reciprocamente che noi possiamo fare meglio l'esperienza di Dio Padre, del suo amore per ciascuno di noi. È amandoci reciprocamente che noi possiamo crescere non solo nel nostro percorso di santità, ma anche nel nostro percorso di umanizzazione. Perché il peccato, che come ci dice il libro di Giobbe non offende Dio perché non può fare nulla a Dio, disumanizza ciascuno di noi, impedisce a ciascuno di noi di realizzare se stesso, la propria vita, la propria personalità. Invece cosa pensa il mondo, e a volte cosa pensiamo anche noi? Che il peccato sia una cosa bella, peccato che Dio lo abbia proibito, scusate la battuta. Il peccato non è una cosa bella. In ebraico, infatti, la parola con cui si esprime il peccato significa fallire il bersaglio, scagliare una freccia con un arco dalla corda allentata. Ella non raggiungerà mai il traguardo. Così è il peccato per ciascuno di noi. Ci impedisce di raggiungere il traguardo della nostra vita, che è la gioia, che è la felicità. Ci potrà dare degli sprazzi di piacere, ma mai la gioia e la felicità durature. Infatti, il peccato è come la droga, come qualunque altra dipendenza. Ci dà un momento di estasi, di ebbrezza, ma subito dopo ci lascia la bocca amara, ci lascia in una situazione peggiore di quella in cui ci aveva trovato.
Quindi è importante che noi comprendiamo che il peccato non ci fa bene. È importante che noi comprendiamo che seguire l'insegnamento di Gesù, raccontato nella Sacra Scrittura, presentato nel Vangelo, è fondamentale per la nostra felicità e la nostra gioia. Ma non solo. La gioia e la felicità ci sono indicate dal Vangelo e dall'intera Sacra Scrittura. Esse possono esserci indicate anche da quelli che la Bibbia chiama gli angeli, che non sono necessariamente, quasi mai, quegli esseri con le ali che noi ci immaginiamo. L'angelo Gabriele che è andato a Nazareth a parlare con la Madonna chiedendole di diventare la madre di Gesù, ma sono i nostri fratelli, le nostre sorelle, che pur essendo in carne e ossa rappresentano per noi degli angeli, degli ambasciatori di Dio, dei missionari a nome di Dio che ci riconducono sulla retta via. Infatti, dice la lettera di Giacomo, che se qualcuno vede un suo fratello su un percorso di morte e lo riconduce alla verità, salva dalla morte il suo fratello e copre una moltitudine di peccati. Questo è ciò che dobbiamo fare. E allora come iniziare? Prima di tutto facendoci sentinella gli uni degli altri. È il profeta Ezechiele che questa domenica, nella prima lettura, utilizza questa immagine. Noi non possiamo dire «sono forse io il custode di mio fratello», come fece Caino per Abele. Noi dobbiamo preoccuparci, custodire i nostri fratelli, perché i nostri fratelli custodiscano anche noi, appunto come fa una sentinella con la città che sta difendendo. E questo lo possiamo fare prima di tutto tacendo le eventuali colpe dei nostri fratelli, specialmente in questo mondo in cui tutto viene postato sui social, in cui tutto viene messo davanti all'attenzione di tutti. Mantenere una certa riservatezza, mantenere un certo silenzio sulle situazioni è certamente la cosa migliore. Il libro del Siracide prima ci ricordava il male che possiamo fare con la lingua. Un colpo di frusta crea una lividura, un colpo di lingua spezza le ossa. E poi ci dice: se sai una cosa di tuo fratello, tienila dentro di te, non divulgarla, certamente non ti farà scoppiare. Quindi prima di tutto la riservatezza e poi la correzione fraterna, che è una delle modalità attraverso la quale noi possiamo manifestare il nostro interesse, la nostra cura, la nostra custodia nei confronti dei fratelli, il nostro amore verso di loro. Con la correzione fraterna, fatta non per giudicare, non per condannare, ma appunto per correggere e permettere il ritorno sulla strada che il Signore aveva indicato, noi permetteremo alle persone di capire che con le relazioni, con le azioni, noi possiamo servire gli altri, ma purtroppo anche servirci degli altri, crescere e aiutare a far crescere, ma anche rimanere bambini e far rimanere bambini, sfruttare gli altri piuttosto che aiutarli a realizzare se stessi. Quindi la correzione fraterna. Non è detto che funzioni, ci dice Gesù. È un momento molto importante nelle nostre relazioni, nelle nostre vite di comunità, quello dell'incontro faccia a faccia, a tu per tu, con l'altra persona che secondo noi ha sbagliato. È un momento delicatissimo che dobbiamo svolgere davvero così come fa il Padre con ciascuno di noi, davvero come fa Gesù con ciascuno di noi, con il cuore aperto al bene del nostro fratello o della nostra sorella. Se il fratello ci ascolta, lo avremo guadagnato al Signore, lo avremo guadagnato alla comunità, lo avremo restituito alla sua dignità.
ma se non ci ascolta, non possiamo dire io ci ho provato, non è andata bene, se l'è cercata lui, ci pensi lui a se stesso. No, Gesù nel Vangelo ci dice che esiste un secondo gradino, un altro step che possiamo realizzare. Tornare dal fratello con due o tre testimoni, con due o tre persone di cui casomai il nostro fratello, la nostra sorella hanno stima, con cui possiamo fare la stessa opera che abbiamo provato a fare da solo. Se va bene, avremo riconquistato un fratello, ma se va male, ancora non possiamo dire basta così, dobbiamo fare un ulteriore tentativo. Dirlo alla comunità. Nessuno di noi è un essere scollegato, è semplicemente un individuo. Noi facciamo parte di un corpo, siamo le pietre vive, ci diceva il Vangelo di domenica scorsa. Noi facciamo parte di una comunità, siamo fratelli e sorelle fra noi perché figli dello stesso Padre. Allora sarà la comunità a fare un ulteriore passo verso questi nostri fratelli e queste nostre sorelle. Nel corso dei secoli la Chiesa ha avuto dei comportamenti, delle modalità di agire diverse, una grande rigidezza all'inizio, una maggiore flessibilità ai nostri giorni, ma il fine è sempre lo stesso: salvare il fratello, la sorella, recuperare il fratello e la sorella. San Paolo diceva, a proposito del dissoluto della comunità di Corinto, lasciatelo andare a Satana perché si salvi, tiratelo fuori dalla comunità perché si salvi. Perché, come dice la lettera a Timoteo, Dio vuole che ogni persona, ogni creatura possa essere salvata. Quindi anche un'eventuale scomunica, anche un eventuale pronunciamento che mette fuori dalla comunità un fratello o una sorella, non è per escluderlo, ma per poterlo reinserire successivamente, per poterlo far crescere secondo i suoi tempi e secondo le sue modalità. E se non ascolta nemmeno la comunità, ci dice Gesù, sia per te come un pagano o come un pubblicano. Allora noi potremmo dire, finalmente li lasciamo andare? Non dobbiamo più preoccuparci di loro? Assolutamente no. I pagani che gli scribi e i farisei chiamavano cani, come ricorderemo dal Vangelo della donna sirofenicia di qualche domenica fa, Gesù non li chiama così, addirittura dice che i pagani e i pubblicani ci precederanno nel regno dei cieli. Con loro, con i pagani e i pubblicani, che erano considerati la feccia della società, i rifiuti della società, dobbiamo comportarci come faceva Gesù, che con essi mangiava, che con essi parlava. Con loro partecipava ai banchetti, andava nelle loro case, proprio per poterli salvare, perché Dio è Padre misericordioso di tutti. Quindi è lo stile di Gesù che dobbiamo fare nostro. Questo significa legare e sciogliere. Lo ricorderemo dal Vangelo di domenica scorsa, la missione affidata a Pietro. Lui doveva stabilire ciò che era giusto, ciò che era sbagliato, ciò che umanizzava e ciò che disumanizzava. Oggi questa stessa missione viene affidata alla comunità intera. Tutta la comunità è chiamata ad annunciare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che umanizza, ciò che disumanizza, ciò che fa crescere e ciò che invece fa rimanere piccoli. E questo la Chiesa come fa a capirlo? Nella preghiera. Ecco perché il Vangelo si conclude con un riferimento alla preghiera, in cui tutti si devono mettere d'accordo, dice Gesù. Il termine greco che l'Evangelista Matteo utilizza significa sinfonia. Questo è il momento, questo è il motivo per cui questa buona novella vi raggiunge dai locali della Scuola Civica di Musica della città di Lanciano. Qui
si suonano tutti gli strumenti. Ogni ragazzo, ogni giovane suona il suo strumento. A volte questi strumenti sono diversissimi fra di loro, addirittura a volte sembrano essere contrastanti gli uni con gli altri, ma messi insieme, sotto la guida di un bravo maestro, essi formano appunto una sinfonia, formano una bellissima orchestra, realizzano un'opera d'arte. Questo ci dice il Signore. Se noi ci mettiamo insieme, pur nella diversità di ciascuno, pur nella peculiarità di ciascuno, pur con i carismi che Dio ha dato a ciascuno, noi possiamo formare una sinfonia rivolgendoci al Padre. E il Padre ci ascolterà, perché insieme con noi, nella preghiera, sarà presente Gesù.